Unboxing! È arrivato il mio bellissimo pacco di Amazon. Stavo aspettando le borracce, quelle per metterci la frutta con la specie di infusore dentro. Le apriamo insieme. È arrivato proprio ora. Ne ho prese due perché una è per me e l'altra la voglio regalare alla mia migliore amica. Un pensierino per Natale anche. Eccola qua. Beehilfe, era carina. Allora, non mi piace l'idea del fatto che non abbia il beccuccio sopra. Adesso poi la apro e guardiamo insieme. Però l'ho presa semplicemente perché mi piaceva questa cosa qua. Cioè, sono davanti alla luce. C'è gli orari e ti dice i livelli a cui devi essere arrivato nei singoli orari. Anche se diciamo che questa è da 800 ml alle 6 del pomeriggio. Ah no, niente, sì. Praticamente dovresti berne due al giorno. Da questo. In questo lato qui ci sono i livelli del mattino e in questi quelli del pomeriggio, quindi 800 ml in teoria un litro e 6. Adesso l'apriamo insieme. Davanti dovrebbe essere, io l'ho presa rosa, adesso vediamo come sono. Davanti dovrebbe esserci questa scritta qua. Apriamo. Esatto, eccole qua, rosa, rosa, rosa. Con una mano, sto facendo un macello. Ed eccola qua. Carina, no? L'ho presa su Amazon, pagata 10 euro. Sì, ho pagato 20,90 euro tutte e due, quindi sono 10 euro. Adesso non ricordo se erano comprese spese di spedizione oppure. Fatto sta, comunque 10 euro l'una. Qua dice, believe that success is your only option. Vabbè, scusatemi in inglese. Comunque carinissima, adesso provo a svitarla se riesco. E qua c'è l'infusore dove noi è fatto apposta per metterci i pezzettini di frutta che resteranno in infusione nella bottiglia. Ultimamente, visto che va di moda e mi ci sto fissando un po' anch'io, lo zenzero, il limone. La volevo proprio per mettere zenzero e limone dentro l'infusore qua e avere l'acqua a portata in mano così. Bella comunque, non mi dispiace. Come vi dicevo, bere a canna è un po' complesso qua, quindi io l'ho presa più che altro per quando sono a casa e adesso volevo poi acquistarne un'altra con un beccuccio di modo a poterla portare al lavoro, che visto che io faccio la cassiera in un ipermercato. La vedo un po' dura bere da questo, me lo rovescerei praticamente addosso, immagino. E quindi niente, ne prenderò poi una col beccuccio, però questa per stare a casa è l'ideale. E a posto, e anche il pensierino per la mia amica per Natale è stato fatto. Vabbè, non è solo questo il suo regalo, però volevo che anche lei lo avesse.